ovunque quel mondo i popoli acquistano coscienza e nelle piazze scendono con la giusta violenza. E quindi cosa vuoi di più, compagno, per capire che è suonata l'ora del fucile? Scrivono nel 1970 le future BR. La città deve diventare per l'avversario un terreno infido. Ogni sua azione può essere controllata, ogni movimento spiato. Le grandi città sono i campi di battaglia della rivoluzione. Le fabbriche sono le trincee. Le Brigate Rosse tentano di inserirsi nella crisi industriale di Genova per raccogliere consensi e colpire al cuore. Genova viveva anche in quegli anni un declino, una crisi economico-industriale e vi era un po' la fuoriuscita da quel triangolo industriale della città di Genova, delle città che erano Milano, Torino, Genova. E questo si ravvisava in una progressiva diminuzione della concentrazione operaia. Ma ciò nonostante, Genova rimaneva una città a forte concentrazione operaia e allora il centro siderurgico più importante, direi anche di tutta Italia, era proprio l'Italsider. Genova racconta il 1977. Il 12 giugno un comando BR rapisce Pietro Costa. 81 giorni di prigionia. La famiglia dell'armatore paga un riscatto di 1,5 miliardi di lire. Una cifra che garantirà la sopravvivenza dell'organizzazione per anni. Il pagamento del riscatto avvenne a Roma, non si riuscì a individuare le persone. Segnaletiche, probabilmente ho, diciamo, riconosciuto, mi sembra, ho riconosciuto uno di questi attentatori. E la gente intorno, io ho detto, ma se a voi vi capitasse una cosa del genere, cosa fareste? Io sto zitto, io faccio finta di niente. Io, per esempio, fui uno dei primi ad avvicinarmi, ho aiutato il ferito, insomma. E poi mi andai a lavare le mani, ero tutto sporco di sangue, tranquillamente, con un giornale sotto in braccio. Sono andato a casa, perché io non ho visto l'operazione, vidi solo due persone e basta. C'era della gente che invece dalla posizione in cui era, dalle finestre, ha visto tutto quanto. Però è stata zitta. Non ha paura l'operaio Guido Rossa, delegato sindacale dell'Italsider. L'Italsider è il cuore industriale di Genova. Un gigante disteso sul mare, una città nella città che contiene storie, passioni, contraddizioni. All'interno della fabbrica, il 24 ottobre 1978, un altro operaio, Francesco Berardi, militante irregolare delle Brigate Rosse, viene sorpreso a distribuire volantini con la stella a cinque punte. In quei mesi del 78 il consiglio di fabbrica si era dato un ordine, cioè che qualsiasi materiale di propaganda brigatista fosse stato rinvenuto all'interno della fabbrica, questo materiale doveva essere consegnato alla vigilanza interna dell'Italsider. Mio padre non fu il testimone oculare di quei fatti, ossia lui non fu quello che vide materialmente Berardi depositare i volantini. Fu colui che però mise in fila gli elementi oggettivi, l'uno di seguito all'altro, che gli permisero di individuare in Francesco Berardi il postino, il cosiddetto postino, colui che lasciava i volantini nei vari reparti della fabbrica Italsider. Guido Rossa non ha paura, sa bene da che parte stare. È l'unico a denunciare Berardi. Rossa sa che la partita contro il terrorismo, a Genova, come in Italia, si gioca anche in fabbrica. Guido Rossa lo aspettano sotto casa, in via Umberto Fracchia, nel quartiere di Oregina. È il 24 gennaio 1979, non ha neppure fatto giorno. L'intenzione è di ferirlo, ma un componente del comando spara al cuore per uccidere.
La mattina del 24 gennaio mio padre uscì di casa molto presto e io non mi accorsi, insomma, del momento in cui lui uscì di casa, ma lo raggiunsi credo una mezz'ora dopo e passai dinanzi all'auto che era ancora lì posteggiata sotto casa, dove giaceva il corpo ormai inerme di mio padre. Non mi accorsi di nulla, era molto buio, non mi accorsi neanche dei bossoli sparsi a terra. Raggiunsi la scuola, dove probabilmente la notizia nel frattempo era arrivata, e notai un certo scompiglio e mi fu data la notizia da parte di un insegnante che a mio padre era accaduto un incidente, quindi fui riaccompagnata a casa. E solo in quel momento, quando arrivai nei pressi della mia abitazione, incontrai mia madre che a bruciapelo mi disse: hanno ucciso papà. Le Brigate Rosse uccidono un operaio. Fu data la notizia da parte di un insegnante che a mio padre era accaduto un incidente, quindi fui riaccompagnata a casa. E solo in quel momento, quando arrivai nei pressi della mia abitazione, incontrai mia madre che a bruciapelo mi disse: hanno ucciso papà. Le Brigate Rosse uccidono un operaio comunista. Non era mai successo. Succede a Genova. Ma questa volta è anche l'ultima. Anche la fine comincia a Genova. La morte di Rossa è stato un po' come quando si è sulla schiena dell'asino, si cade da una parte o dall'altra. E a quel punto, veramente, tutta l'opinione pubblica, parlo quella genovese, ma si può dire in generale, ma poi soprattutto politica, definitivamente ha spazzato via l'equivoco né con lo Stato né con le Brigate Rosse, basta, no? È chiaro. La città, la classe operaia si scuotono. Il giorno dopo in piazza De Ferrari sono in 250.000. Chi per chiedere scusa, chi per ringraziare, tutti per dire basta. Ecco, parecchi di noi lavoratori così, per un fatto che il fare la spia così come si crede a volte, ecco, forse non eravamo tutti completamente d'accordo con Rossa, col fatto, ed è stata una incomprensione nostra, ecco, non abbiamo capito che aveva ragione lui. Ricordo soprattutto quei volti di rabbia compressa, stravolti dal dolore. E ricordo alcuni titoli dei giornali, uno forse che poteva fare anche male, fu il titolo di Lotta Continua che intitolò Ora che un delatore è morto, riferendosi a mio padre. Io sono andato a seguire quella manifestazione da Roma, lavoravo a Lotta Continua all'epoca. Il mio giornale aveva fatto un titolo molto molto brutto, il titolo recitava più o meno: ucciso a Genova l'operaio Guido Rossa in quanto spia, o qualche bestialità del genere. A Genova invece ho respirato in piazza De Ferrari il lutto di quella classe operaia, lo sdegno.